strano. Però cadenne è cadenne. Il matchup rimane comunque abbastanza brutto. Vediamo bene, cioè vediamo che cosa succede, perché Benzene è un player molto consistent, con un personaggio che ha decisamente molto inconsistente tra gli Shoto, ecco, sì. Multi che non funziona, cioè quando il tuo personaggio, diciamo, si deve ok, sta per dire, quando il tuo personaggio si basa su multi che uccidono tipo Ken, tipo Greninja, io sono un po'... Vabbè, quando ho un attimo per lamentarmi di Greninja lo faccio, purtroppo. Ne hai bisogno, ne hai bisogno. Ho bisogno di sfogarmi. Sì, sì. No, non voglio dire, è un pochino come Gentleman che si lamenta di Ridley, però... Vabbè. Però va bene, lo accettiamo perché sei lui. Perché mi vede bene. Ma, scusate, ok che ha fatto Steam, ma perché sta a 118 questo game? Veramente... Perché Dina ha decisamente un bel Sora. È un Sora che è tanto consistent e fa tanto tanto male. Però, muore tanto presto. Muore a 80 da Dante Shoryuken, poi vabbè, Max Rage. Sì, insomma, cioè, sono letteralmente even, guarda. Infatti, però non capisco perché ho Low Bastion. Cioè, adesso non so chi ha scelto lo stage, però se l'ha scelto Benzene, ha veramente lasciato Low Bastion aperto a Ken. Perché probabilmente è il suo stage migliore, considerando che con il full up arriva la piattaforma centrale. Probabilmente è per le tech chase con il side B, per killare con Oxman. Suppongo che sia per questo, poi non ne ho idea. Comunque Ken ha dei reset dalle piattaforme veramente veramente terrificanti. Chi non se li becca, specialmente Benzene che è molto molto bravo a farli. Questo game mi sembra andare molto nella direzione di Dina, ma abbiamo visto che cosa è successo. È Ken, finché non c'è scritto game on screen, doable, letteralmente. La domanda è, chi è il più napoletano tra i due? Io penso di sapere chi. Uno fa di cognome romano, quindi mi sa che l'altro è più napoletano. Oh no! Oh no! Attenzione, è quasi Max Rage Ken. È brutta situazione da Dina, per Dina, perché se non riesce a capitalizzare adesso trovare una stock, la partita è ancora aperta, la partita è ancora aperta. Ok, l'upper non riesce ancora a chiudere, cerca la... Un becchetto per atterrare che... Non riesce solo a fare con un attacco, non so. Oh mio Dio, questo è uno di quei momenti. Questo è uno di quei momenti. Probabilmente voleva dame, però magari non se lo sentiva. Ok, oh mamma mia. Il weak hit che trada con il Tatsumaki. Questa non riesce ancora a essere stock. Eh sì, okay, la tech chase con l'upper molto gigantesco, riesce a coprire quasi tutta la piattaforma. Qui era più, diciamo, come dire, doveva essere di raddroppare la situazione, cioè la coverage, più che Benzera azzeccare il timing. Il side B ha decisamente fatto il suo lavoro, anche perché side B è una mossa che sì, ti puoi aspettare, devi usare con un certo criterio, ma comunque il mix up è sempre molto di più sull'avversario che... Sì. Perché, perché a volte, che ne so, di solito quando, diciamo, in quick play sei abituato al Sora che ti fa i 3 hit, quindi magari quando vedi il secondo arrivare fai spot dodge e copri l'ultimo. Però un player, diciamo, experienced come Dina, è sempre un mix up, cioè devi sempre stare attento. Che poi set B, se utilizzato bene, riesce molto a mitigare la corner pressure, che è una cosa di cui Sora ha bisogno, ma in particolare contro Ken è molto forte avere qualcosa che ti fa uscire dal disadvantage. Che con la prendata di Ken sarà la legge veramente spaventosa. Che può cagare l'auto turnaround, però ti può prendere anche tu. Ha fatto a B out of shield. Sì, che ci sta per allevare la pressure, perché una delle forze, diciamo, uno dei punti forti di Sora è che un po' ti mesce sullo scudo. Cioè, stai sullo scudo, lui ti fa nair. Se non connette, si disingaggia. Se connette, parte la combo. Quindi una B così quick, che penso sia una frame 5, se non sbaglio, è molto buono per allevare la pressure. Sì, è decisamente un'evoluzione che sta implementando. Bel parry sul wow. Nair 2 e True Shoryuken ammassa. Ok, che era certo, però. Bella la recovery. Abbiamo appena visto che Dina ha tirato fuori una delle carte più importanti del matchup, ovvero counter a ledge. Vero, perché Ken e Ryu non snappano la ledge quando vanno a dire liberando. Quindi mi sa che, conoscendo il counter di Sora, molto probabilmente lo prende anche da sotto. Sì, è letteralmente una delle sue win condition. Se ha un buon reaction time, dovrebbe essere in grado di killarlo sempre.
Però vedo che Benzene, anche se sta andando off stage, non glielo dà proprio. Il medium tasso, cioè il medium Shuriken stava quasi per uccidere a 60. Sì. Bella landing option, decisamente unexpected, perché atterrare e fare grab così è molto rischiosa come play, però se non te l'aspetti. È un uomo che ha molti mix up, molti fundies e molti mix up. Si può permettere di fare queste giocate comunque. Oh mamma mia, non becca il dash, probabilmente sarebbe morto se avesse fatto dash down tilt, però ci sta magari su un'idea registrata di un game. Ecco. Questo è il counter e la kill è così. Purtroppo andare off stage è una death sentence per Ken. Proprio. Cioè non può, se può evitarlo deve evitare di farlo ovviamente. Però riesce a pareggiare subito il conteggio di stock con un Dantip Shoryuken che soprattutto sulla piattaforma chiude decisamente molto presto. A me fa molto ridere il fatto che Benzene sia lo Shoto che porta la gente su Yoshi Story. È così stupida come cosa. Beh. Oh mamma mia, Yoshi Story stava per fare backfire. Decisamente. Stava per finire molto molto male. Vediamo la situazione off stage. Questo Tatsumaki che decisamente Sora non può gimparlo. Però questo Tatsumaki off stage si riesce, no, riesce a chiudere trovando l'air dodge adattandosi a Yoshi Story, alle slant di Yoshi Story. Che poi è molto rischiosa perché se non avesse connesso lo Shoryuken, considerando che abbia, ha fatto True Shoryuken, probabilmente andava off stage e moriva. Mm-hmm. Perché stava veramente alla legge. Sì. 1-1. Lo stage scelto è Stadium. Chissà perché. Ovviamente ha visto che, non lo so, di solito contro Sora, quali sono gli stage buoni di Sora? Io ovviamente non conosco benissimo questo rato. Fammi pensare. Penso sia lo stage migliore di Ken Yoshi. Probabilmente o è Yoshi o è Bastion, perché con il full off, come abbiamo detto prima, riesce a raggiungere la piattaforma centrale, quindi se ti becca con una conversion giusta ti può rubare lo stock al 50%. Realmente. Credo che il pick di PS2 sia perché Sora ha, cioè sono della giusta altezza per far cancellare bene gli aerial, ma poi uno stage grande. Se contro Ken avere room per muoversi è importante, perché se lui ti sta addosso ti sta vedendo proprio una peste, cioè. Deve comunque stare attento alle combo verticali di Ken, perché comunque lo uccidono molto presto. Eh già. Però mi sembra decisamente sapere quello che vuole fare. Prova il trump con il Tatsumaki. È bravo a non mesciare, perché avesse mesciato probabilmente sarebbe morto. Sì. Oh wow! L'ha spaziato bene, complimenti. Che questo rar appear ovviamente era un misinto che si voleva fare backhair, non lo so. No. Non voglio dire che even, però. Che spondo oggi da un tutto show di weekend. Da un tiro per i pazzi, probabilmente. Diciamo che adesso Dina deve spiegarsi per la sua, perché sennò la situazione può sfuggire di controllo. Però complimenti a Dina che trova, mi sembra, un upgrade per pareggiare il conteggio di stock. Adesso 2 stock a 2. Vediamo un po' come si prenderà questo terzo game. Benzene non voleva giocare contro Sora, da quanto so, per questo motivo. Fatto AB troppo, cioè, counter e poi edge guarding. È proprio quasi una bread and butter. Edge guarding the move. Non c'è molto che può fare. Prima è riuscito a spaziarsi, ma comunque è molto molto difficile da fare in modo consistent. Morto? No, perché vede soltanto un hit dello Shoryuken. Poi perché è abbastanza difficile gestire Sora che flanca? Molto molto difficile. Perché alla fine quando cerca di rigrappare, di riprendere la pioggia, ha sempre un hitbox. Quindi è molto difficile fare i due frame. Non è riuscito a prendere con down tilt. Dobbiamo sperare che non gli vada la testa, perché era decisamente una stock se avesse preso con quel down tilt. No. Non è per niente facile. Però
contro Ryugen e almeno riesce a portare even sul tuo gioco stop. Insomma, per me sono even. Sono even, sì, però un hit forte da parte di Sora e lo manda off stage. Quindi diventa un po' una partita a cardio palma. Fa la recovery alta, fa la recovery basso. Ok. Down tilt around house, che è la combo preferita di grandi PC. Sa che Benzene è morto a 72 da non mi ricordo come si chiama, Levi Jab probabilmente. Il suo T-Jab, il proximity jab. Adesso è 2-1. Mi sa che quella grab l'ha vista arrivare. Gliel'ha fatto parecchio questo mix up. Credo se la sia tenuta per un momento importante dove poteva killare. Ho letteralmente killato a 55, quindi. Ragazzi, la cam è andata via. Letteralmente non c'è, quindi vi terrete il busto di Bad Karma. Che onestamente un bel busto. È un bel busto, è sicuramente uno dei busti. 8 su 10 onestamente. Cioè, dal mio parere, 8 su 10. Bra. Poi il filo delle cuffie, se posso dire. Che un bel colore. Molto effetto. Ma Game 4, vediamo un pochino. Benzene sopra di un game. Vuole. Sei proprio stufato. Vuole chiudere il set prima possibile. Un bel parry. Shoryuken non killerà, ma comunque si prende il suo danno sicuro. Quella smash ha una quantità di hitstun incredibile. Yeah. Fa una paura. E poi su scudo, che non è super safe, però ha così tanto shield stun che non riesce quasi mai a finire. Mm-hmm. Come quando Ganondorf ti fa il smash, no? Dici, vabbè, è meno 20, però ti viene l'ottenuto. Però vallo a punire. Non riesce a fare via lo shield. Down to Shoryuken e riesce a punire l'endlag del side B. Attenzione, situazione di vantaggio da parte di Benzene che però finisce off stage. Riesce a recuperare miracolosamente. E adesso riesce a recuperare centro stage, che contro Sora è decisamente la chiave in questo matchup. E tenerlo in disadvantage il più possibile. Da quick conversion arriva a 59, che è praticamente kill per 7 considerando quanto è leggero Sora. Anche perché sta accumulando un pochino di rage e soprattutto stiamo vedendo i parry tornare. E la rage contro. Cioè perché è. Bella mamma tech, mia! Mamma mia! Ok. Non riesce a prendere la scoppia per e il focus riesce a farlo tornare. Sora generalmente non ha troppi problemi a killare. Riesce a trovare la backthrow comunque una buona presence of mind. Il punto è che per trovare la kill deve avvicinarsi a Ken, che è quello che in generale non vuoi proprio fare. Non riesce a killare con quel proximity jab, però è oh sì, doppio roundhouse veramente. Dina un po' spaventato perché non sa cosa fare. Benzene gli ha letteralmente detto tu non puoi saltare qui e infatti non poteva saltare lì. Adesso Dina deve decisamente trovare qualcosa di significativo. Va giù, cerca di seguirlo, ma comunque Benzene ha troppo tempo per risalire, non riesce a chiuderla ed è in disadvantage in questo momento. Ok. Poi non avere la lead contro Ken è veramente frustrante, perché a Ken bastano 3 interazioni e ti porta a 100% di almeno, che oppure 2 interazioni ti porta a 60 ed è praticamente kill per 7 considerando quanta rage ha adesso. Quindi adesso. Sì, ma poi il problema è dover chiudere la stock contro Ken. Dovrai per forza avvicinarti e se sbagli la tua stock se ne va. Adesso è a 152 50, ma con una sola apertura è capace che adesso la chiude. Mi sa che ha il proxy jab. Sì. Sì, mi sa che è 1-3. E Ken Max Age riesce a rubare un altro set. Complimenti a Benzene, 3-1. Onestamente, abbastanza strong, convincente, sì. Non, a parte il game 2 dove Dina aveva la lead e Daryl purtroppo è stato un po' rubato da Outit Shoryuken, devo dire che Benzene ha avuto.